riesco a crederci. Calmati, Bentley. Cos'è successo? Mari è uscito per prendere da mangiare ed è stato catturato dall'ispettrice Fox. Lita è qui. Non preoccuparti, Bentley. So come fare con lei. Non so dove abbia rinchiuso Mari. Sono abituato ad avere tutto sotto controllo. Calmati. Carmelita non è crudele come la contessa. La seguirò senza farmi vedere. Prima o poi farà una visita a Mari. Ok, è un buon piano. Ma non farti catturare, eh? Non voglio rimanere di nuovo solo. Bandito, tutto a posto? So che stai stretto, ma se rimarrai fermo non ti succederà nulla. Sto bene. E grazie per le caramelle, stavo morendo di fame. Non ci vorrà molto. Quando avrò preso gli altri membri della banda, ce ne andremo da qui. Ti ringrazio per le caramelle e per il resto. Ma non sei in rotta con l'Interpol? Sono una poliziotta onesta. Catturando la banda di Cooper, potrò dimostrare che sono innocente e che Nila mi ha incastrata. Vuoi dire il capitano Nila? Ho sentito che è stata promossa. Non importa, stai buono lì. Vado a cercare i tuoi amici. Mare, sono venuto per portarti via. Facile a dirsi. Quest'affare ha tre lucchetti e l'ispettrice Fox ha tutte le chiavi. Oh, amico, sai bene che sono bravissimo a rubare. Ma lei è furba, Sly. Se riuscirai a rubare anche una sola chiave, ti conviene scappare. Carmelita se ne accorgerà e ti darà la caccia. Lascia fare a me. Lo sai benissimo.
Ho sentito, ladro! Nasconditi pure! Non puoi prendermi di sorpresa! Verme, non puoi competere con me. Grazie, amico. Stavo cominciando a sentirmi a disagio in quella cabina. È stato un piacere. Lo sai che adoro stuzzicare Carmelita. Sì, è buffo. Ci rivediamo al rifugio.